stata presentata questa mattina presso il Cinema Teatro Monti la lista ufficiale del candidato sindaco e dei candidati consiglieri del Movimento 5 Stelle per il rinnovo del Consiglio Comunale a Castellammare di Stabia. Già a dicembre dello scorso anno, il nome di Vincenzo Amato è stato proposto per la figura di portavoce sindaco in un'assemblea tra gli attivisti presenti nel gruppo in quel periodo. La scelta, assolutamente democratica e trasparente, ha visto il 43enne stabiese, impiegato di banca, ricevere la carica sulla scorta del suo attivismo e per la presenza costante alle riunioni dal 2007, anno in cui lo stesso Amato fondò il gruppo Meetup di Castellammare. Il passo successivo questa mattina con la presentazione dei candidati. Sì, in effetti noi non abbiamo nomi altisonanti da presentare o soluzioni mirabolanti da proporre. Noi abbiamo semplicemente dei cittadini che stanno sacrificando parte del loro tempo per poter fare qualcosa per questo paese. Stiamo facendo una rivoluzione, stiamo facendo una rivoluzione nel senso che per esempio noi non vogliamo 10-20 liste che ci appoggiano, per noi la lista è una sola ed è una lista che porta delle idee avanti, quindi non abbiamo, sentivo sul giornale, leggevo sul giornale la forza del sindaco si pesa in base al numero di liste che lo appoggia, secondo me è una grande debolezza avere 10-20 liste alle quali poi dover dar conto, quindi oggi questa è la follia, insomma, ecco, noi viviamo e stiamo vedendo una campagna elettorale a Castellammare dove vince chi ha il numero di liste più numeroso. Secondo me quel sindaco è un sindaco debole, debolissimo, un sindaco che non riuscirà a poter fare qualcosa per Castellammare. Abbiamo già visto con Bobbio, abbiamo visto che in effetti la sua maggioranza si era già spaccata all'inizio. Sono persone che hanno degli interessi diversi, contrapposti, che stanno insieme solo perché possono poi entrare lì e avere potere. Un altro punto che avete portato sempre avanti è la trasparenza anche nelle nomine della scelta dei candidati. Ecco, come farà la gente a conoscere queste persone che fanno parte della vostra lista che sono nuovi in effetti alla politica? Sì, noi siamo, le persone non devono, noi ci facciamo conoscere con i banchetti, ci facciamo conoscere con le nostre attività, siamo sempre per strada, facciamo di tutto, oltre al fatto che il Movimento 5 Stelle nasce da un attivismo slegato dalla politica. Noi abbiamo cominciato nel 2007 facendo per esempio la raccolta degli oli esausti, il chilometro zero, i gruppi d'acquisto solidale, cioè abbiamo fatto delle attività, poi siamo degli attivisti che abbiamo combattuto per l'acqua pubblica, abbiamo fatto le marce su Terzigno, insomma noi veniamo da questa realtà qua e Beppe Grillo ci ha dato questa opportunità incredibile di riuscire a diventare o a cercare di poter fare anche politica, che per noi, ripeto, è l'ultima delle cose. Noi non vogliamo fare una carriera politica, non abbiamo interesse a fare una storia politica. Noi dopo 2 legislature torneremo a casa. Quindi questa è la nostra, è un sacrificio, diciamo, è un piccolo sacrificio che uno fa per la collettività, poi rientra, torna a fare quello che faceva prima. Ormai tutti conoscono comunque il Movimento 5 Stelle anche a ribalta nazionale, ma qui a Castellammare forse un po' meno. Qual è in sintesi lo slogan, se l'avete già coniato, per cui un cittadino di Castellammare dovrebbe oggi votare il Movimento 5 Stelle qui, per la Città delle Acque? Un vero e proprio slogan, non c'è un unico slogan, noi vogliamo il cambiamento, vogliamo mandare a casa tutta la classe politica, quindi far finire questo sistema di compromessi, di accordi, di cose sbagliate, vogliamo portare freschezza, novità in questa politica a Castellammare e farlo nel modo più trasparente possibile. Socialmente, cercare di costruire un mondo più giusto, una società civile impostata sulla giustizia. Sono addetto progettista nel settore aeronautico. Mi sono avvicinato al movimento più di un anno fa con molto scetticismo. Ero scocciato, annoiato da questa politica locale, nazionale che non ha mai reso niente, non ha dato niente ai cittadini. Sono entrato nel movimento, ho partecipato attivamente e ho visto cose concrete, cose che si potevano fare, cose che venivano dette da sempre, non venivano mai state fatte. Io vi posso garantire che se noi andiamo al comune, se noi riusciamo con il vostro aiuto a essere lì, le cose verranno fatte, non verranno solo dette. Sono la più giovane del gruppo, però in questo gruppo, anche se sono la più giovane, non è
non ne risente nessuno di questa cosa, perché è come se fossimo una grande famiglia, e questo forse è uno spirito che non c'è più. Io sono sempre stata apolitica, nel senso che non sono mai stata né di destra né di sinistra, però entrando a far parte del movimento ho capito che cosa significava credere in qualcosa. Credere in qualcosa non per se stessi, ma per qualcosa di più grande, perché quando parliamo tra di noi, scegliamo le cose, non facciamo una scelta personale, non parliamo per noi stessi, ma per tutta la comunità. Infatti il nostro scopo, se ci riusciamo, è proprio quello di cambiare Castellammare, ma non cambiare, renderla migliore per tutti quanti.